Mister Magrini, una bellissima vittoria contro un Pontedera che stava andando alla grande e che fino ad oggi non aveva subito reti da quattro partite. Sì, oltre il girone di ritorno in battuta, quindi anche in campi difficili come Lecco, che oggi ha rivinto 4-0 con la Juventus. Quindi questo, bene, primo tempo abbiamo fatto un'ottima gara, penso abbiamo giocato bene tecnicamente, tatticamente, qualche errore ovviamente come tutte le squadre lo commettiamo, però bene, dai, sono contento, era la partita che ci poteva dare, non dico il 100%, che ancora qualche punto ci manca, però ci dà quella carica da qui di proseguire il campionato senza avere la paura che anche dietro potessero ritornare sotto, ecco, e quindi manteniamo un bel vantaggio con le quintultime, abbiamo tante squadre dietro, quindi ecco, questo ci deve, spero che ci faccia crescere. Avevo chiesto ai ragazzi che l'anno scorso avevo visto la squadra domenica dopo domenica, soprattutto il girone di ritorno, ad acquistare quella sicurezza, la mentalità giusta, la consapevolezza di essere una squadra forte. Ecco, ho chiesto questo ai ragazzi, voglio vedere crescere da qui in avanti. Fino adesso qualche gara magari ci abbiamo, compreso l'allenatore, ovviamente quell'ansia da risultato, da portare in fondo un risultato positivo, però adesso questa vittoria, ecco, ci deve dare sicurezza e fiducia a continuare con quello che voglio io, sempre quella convinzione, cattiveria agonistica in campo per proseguire e terminare un buon campionato. Due partite in 7 giorni adesso più gli indisponibili e gli infortunati, come hai in mente insomma di Ma organizzare la vediamo, squadra? valutiamo la condizione dei ragazzi, soprattutto chi ha giocato un po' di più, Sersantino, Campio, la parte infortunato, Raimo, questi ragazzi vengono da 4-5 partite consecutive, sempre 90 minuti, quindi tanto pensiamo alla vittoria, adesso da domani penseremo alla Carrarese, vediamo di recuperare bene, di prepararci, di preparare, dai, una gara oggi, ma sono piaciuti perché soprattutto il primo tempo ci siamo mossi in modo sincronizzato con i centrocampisti, si abbassavano le mezzale, il trequartista veniva, si alzava Mario. Questo è quello che avevo chiesto ai ragazzi, di essere un pochino più ordinati in campo e l'abbiamo fatto bene. Sersantino alto, Sicurella che si abbassava al suo posto. Dai, abbiamo fatto delle cose che si provava all'allenamento. Ecco, speriamo che non finisca qui, che diamo ancora continuità a questo modo di interpretare il calcio, perché onestamente, prima della gara, qualche dubbio, come penso tutti, dai miei dirigenti agli sportivi, no? Si poteva riproporre anche la squadra subito 3-5-2, quella di domenica con l'Albino Leffe, che aveva dato sicurezza in fase difensiva, ottima. Però a me piace giocare così, un pochino più spregiudicati col trequartista. Poi in fondo Sicurella è uno che dà una grossa mano al centrocampo e mi ha dato ragione perché il primo tempo abbiamo fatto benissimo. Quindi al di là, diciamo, del modulo e degli infortunati, è la mentalità che poi spesso e volentieri Ma fa. non è il sistema di gioco. Io ho 20 campionati con diversi sistemi di gioco e la mentalità è lo stare bene in campo, è l'organizzazione che deve avere una squadra, perché si gioca 4 a 5 le difese, quindi l'importante è sapere cosa fare, muoversi bene. Ovviamente non è che siamo una squadra perfetta, ovviamente, poi con tanti giovani in campo sicuramente qualche erroretto in più lo possiamo anche commettere. Però iniziamo a avere un verso, a dare la sensazione che in campo lo teniamo bene, insomma, sia quando ci difendiamo. Oggi mi sono piaciuti tantissimo, soprattutto in fase di palleggio, di possesso palla, perché abbiamo costruito diverse situazioni pericolose, sempre provando delle situazioni che proviamo durante gli allenamenti.